visto prima, al di là della apparente complicazione dei calcoli, che però non sono nemmeno tanto complicati, forse la parte concettuale più difficile è quella in cui bisogna capire come funziona questo operatore che si chiama valore atteso. Lì avrebbe speso forse qualche un po' una lezione in più per verificare che esattamente quello che io vi ho detto succede. Ma a parte quella cosa lì, poi i calcoli sono abbastanza banali e il risultato è che noi otteniamo questo sistema lineare in cui dei cogniti sono i pesi, che in fondo compare anche un 1 perché i pesi sono vincolati a sommarsi ad 1. E diciamo, tutto è dato in funzione di questo elemento che è conosciuto col nome di variogramma. Lo stesso tipo di ragionamenti voi lo trovate qui, vedete, beh, queste sono le due serie di slide che avete appena vista, vabbè, questa è la terza che adesso vi illustro. Ci sono queste dispense di geostatistica che sono state fatte da una collega di Roma, dove tutte queste cose ci sono. In particolare però la parte che io vi ho mostrato poc'anzi è contenuta dopo la pagina 75, quindi è una parte relativamente piccola e posta in fondo, perché normalmente nello studio di queste cose la grande rilevanza viene data a come sono fatti i variogrammi. Beh, io vi parlo in questo caso, vi sto in particolare questo Alberti che ha costruito queste slide, vi sta parlando della covarianza. Covarianza e variogramma sono correlate tra di loro, sono relate tra di loro dall'espressione che vi ho mostrato prima. Allora, quando noi abbiamo dei campi casuali, noi abbiamo naturalmente la generazione di numeri casuali. La generazione di numeri casuali vuol dire che ogni numero che noi otteniamo ha una componente deterministica, che per esempio si può ricostruire con un piano interpolante o con una superficie interpolante globale, più una parte stocastica, che potrebbe essere il valore della quantità stessa, che ne so, l'altezza di precipitazione, la quota, o così via, o la differenza di questa grandezza rispetto al piano interpolante complessivo. Quando io genero dei punti, comunque, dei valori, un fenomeno, genero una distribuzione casuale in punti diversi dello spazio, esiste un ulteriore grado di libertà, se così vogliamo. Cioè sto generando dei punti, per esempio, secondo una certa distribuzione, che potrebbe essere la distribuzione gaussiana, una distribuzione logo normale, un'altra distribuzione, quella che regola il fenomeno. Però punti adiacenti stanno in relazione tra loro. La relazione lineare tra loro, lo vedemmo già a suo tempo, è legata alla correlazione. Potete verificare che la definizione che ho dato oggi di correlazione è esattamente uguale a quella che vi diedi più algoritmicamente qualche tempo fa. Per esempio, qui ci sono quattro campi che hanno diverse correlazioni, in cui il singolo punto hanno diversi livelli di correlazione. Nel primo campo in alto a sinistra la correlazione è praticamente inesistente, i valori in ogni punto sono praticamente scorrelati fra di loro, poi la correlazione aumenta andando da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto. Questo
in qualche modo lo vedete anche visualmente. Qua si complica anche la faccenda. Io vi ho detto, la varianza e la covarianza dipendono solo dalla distanza tra i punti. Non è purtroppo così semplice, ma spesso vi è anche la covarianza, la varianza dei fenomeni dipendono anche dall'orientazione. Per esempio, se ti osserva il fenomeno sul transetto nord-sud, in questo caso sarebbe questo nord-sud, e sul transetto est-ovest, il fenomeno può avere caratteristiche di correlazione o di variogramma differenti. Per esempio, questi sono dei campi anisotropi che visualmente si vedono perché ci sono delle bande noi che in qualche modo pensiamo di intuire. Cos'è la correlazione? Cosa rappresenta la correlazione spaziale? Vedete, la vedete bene rappresentata in questa figura che c'è nella dispensa di cui vi ho appena parlato. Qui vedete rappresentati un punto x con i, un punto a distanza h da x con i. X con i più h è scritto. Dove evidentemente h con i è un vettore. I valori di una certa grandezza z misurata nei due punti sono riportati in questo grafico che si chiama scatter plot. In ascissole z con i e la misura z con i, in ordinate la misura nel punto z con i più h. Quello che osserviamo è che le misure variano su una nuvola, ma sono tra loro linearmente correlate in qualche modo. Tutte le misure sono adiacenti sia ad una particolare retta. Consideriamo un secondo punto più separato, sempre nel dominio. I punti hanno sempre una correlazione lineare tra di loro, ma tutto sono riprodotti su una nuvola di punti più larga. E qui, per misurare questo, il livello di correlazione, qui è usato il coefficiente di correlazione, rho, che in questo caso, che vedete, discende andando dall'alto verso il basso. In particolare nella terza figura qui, in cui i due punti sono molto separati, non c'è praticamente nessuna correlazione tra le misure dei due punti. Quindi la correlazione spaziale, in qualche modo si può dedurre qui, vari con la distanza, e diminuisce al diminuire della distanza, in questo caso. Ci sono dei fenomeni che però non sono così. Ci sono dei fenomeni che sono, per esempio, ciclici, come le onde, in cui le misure fatte in un punto sono correlate o scorrelate a seconda invariamente con la distanza. Quindi questo non è un caso generale. Ma diciamo che per il tipo di fenomeni che magari andremo ad analizzare, tipo le precipitazioni o le temperature, vale un po' questa idea. Sì, vabbè, questi sono. Quello prima era un caso puramente teorico, questi sono dei casi misurati, cioè vengono fatti gli scatter plot e viene misurata la correlazione di fenomeni reali. Quello che ci serve per misurare, la definizione di covarianza, Beck-Rigg è questo qua. La funzione di covarianza l'avevamo già definita a suo tempo. In questo caso andiamo direttamente alla definizione della funzione che poi chiameremo variogramma. In particolare calcoliamo la grandezza del punto x più h meno la grandezza del punto x separate, facciamo il valore atteso di questo valore. In particolare il no,
nel nostro caso possiamo pensare a tante realizzazioni di questo fenomeno, cioè generazione della variabile z nel punto x più h e generazione della variabile z nel punto h. Normalmente quello che noi facciamo è interpretare l'insieme delle realizzazioni come successive valori temporali, cioè quindi noi prendiamo una serie temporale di un singolo punto e la mettiamo in corrispondenza con una serie temporale dell'altro punto e calcoliamo in questo caso il valore atteso della variazione sommando su tutti i punti che sono stati presi in istanti temporali diversi. Cioè, il silenzio è così, è così evidente che devo scrivere. Anzi, scrivo di qua. Allora, io ho una serie nel punto x più h. Questa sarà z1 di x più h, zn di x più h. E questa è la prima serie temporale. Fin qua ci siamo. Poi ho la seconda serie temporale, va bene, mi sono in z di x e quindi avrò z1 di x, zn di x. Assumo che questa, ho detto che è una serie temporale, cioè ogni valore ha un tempo diverso. Io assumo che, e questa assunzione si fa normalmente, che i dati che io misuro nella serie temporale siano realizzazioni indipendenti, non è esattamente la stessa cosa. E vado a calcolare, per esempio, potrei calcolare la covarianza di zx più h con zh, e questa ha la sua definizione che abbiamo già visto in passato. Ma adesso invece andiamo a calcolare il variogramma, che è quella che ho definito lì come il valore atteso di z x più h, vabbè, qui è scritto così, ma è lo stesso, z di x . Questa dal punto di vista pratico delle due formule che stanno sopra, il valore atteso sarà 1 su n, perché ho n misure, somme per i che va da 1 ad n, delle z con i, anzi l'indice lo metto in alto, i di x più h meno z di x, sempre al medesimo istante. Questo non è altro che il valore, l'espressione del mio valore atteso. Ok, e questa cosa sarà una certa funzione m di h. Se gli incrementi sono stazionari, questo m di h è uguale a 0. Se no è una funzione in generale. Oltre a calcolare il valore atteso, posso calcolare il valore atteso del quadrato che scrivo qua sopra. Allora, posso andare a calcolare il valore atteso di z di x più h meno z di x al quadrato. Questo è la varianza del mio sistema di z
manca. E questo lo definisco come due volte, vabbè, c'è un due, questa roba qua che chiamo semivariogramma. Semivariogramma. Ok, ed è questo che... Tutti questi passaggi si possono dimostrare facilmente, che le uguaglianze che ho scritto di solito il caso che avviene è quello che il valore atteso della differenza è zero, ma il valore atteso della varianza, cioè il semivariogramma, è diverso da zero. E per esempio degli andamenti tipici che noi possiamo osservare sono questi che vediamo qui in questa slide. Una proprietà del semivariogramma che subito negheremo, che il semivariogramma in zero è uguale a zero. Però poi vi diremo che il semivariogramma in zero può essere diverso da zero, in questo caso il valore diverso da zero si chiamerà nugget o pepita. E quelle variabili che hanno un semivariogramma diverso da zero in zero si chiameranno semivariogrammi pepitici in italiano. Allora, il semivariogramma è sempre definito positivo ed è simmetrico. Eccolo qua. Questa è la rappresentazione di un semivariogramma in cui compaiono alcuni elementi distintivi. Il semivariogramma qui tende ad un limite asintotico, non è necessario. Se tende ad un limite asintotico, si può dimostrare che questo significa che la varianza del fenomeno aleatorio che sto scrivendo è finita. E in particolare questa è proprio la varianza del semivariogramma. Ma il semivariogramma è più generale della varianza, perché in realtà io posso estendere anche a casi in cui qui il semivariogramma continua a crescere indefinitamente. Ci sono dei casi nei dati che rispondono a questa fenomenologia. In quel caso il fenomeno non ha varianza e non è un fenomeno stazionario rispetto al secondo ordine. Se il semivariogramma in punto 0 è diverso da 0, differentemente da quello che era scritto appunto nella slide precedente, questo valore diverso da 0 si chiama nugget, che significa pepita. Vuol dire che c'è una variabilità intrinseca che io non riesco a misurare del fenomeno nel punto. Vorrebbe dire, per esempio, che io se io riuscissi ad avere il fenomeno ha una variabilità spaziale molto grande, tale per cui se io magari riuscissi a misurarlo in un range più in un spazio più piccolo, magari andrei a zero, ma magari anche no. Il valore asintotico si chiama SIL. La distanza rispetto alla quale viene raggiunto il SIL si chiama range. Tutti questi sono termini che dovete imparare, perché quando poi in pratica voi andrete ad usare il kriging, è un programma che risolve il kriging, e cosa farà quindi? Vi risolve il sistema lineare di prima determinando i pesi. Lo farà assumendo una forma di semivariogramma nota. E un buon programma di kriging ha implementate un certo numero di modelli che vi verranno poi detti quali, di semivariogramma, cioè questa funzione improvvisamente avrà un'espressione analitica dipendente da alcuni parametri.
alcuni esempi di semivariogrammi e dei fenomeni che derivano da questi semivariogrammi. Per esempio, in alto a sinistra avete, cioè in alto a sinistra della figura, avete un fenomeno che sembra molto variabile nello spazio, in questo caso, Sempre, sono tutti fenomeni dello spazio, ma ciò non toglie, questa qua è una serie che io mi viene a dire serie temporale per definizione, però in realtà la scissa può essere sia lo spazio che il tempo, non importa. Allora, il primo fenomeno è molto variabile, cioè punti molto vicini possono avere valori molto diversi tra di loro. Questo normalmente è rappresentato da un semivariogramma di questo tipo, cioè che tende molto velocemente al sino. Andando dall'alto verso il basso aumenta la continuità del fenomeno e diventa sempre più continuo il semivariogramma. Un elemento importante del semivariogramma è quello che succede nell'origine. Qui nell'origine il semivariogramma è continuo, ma diciamo che in zero è discontinuo. Qui tende con continuità anche a zero, quindi la curva che si ottiene generata con quel semivariogramma è una curva che ha non solo va a zero, ma anche le prime due derivate continue. Abbiamo detto, voi avete due serie temporali, due punti diversi. Allora, cominciate a rappresentare queste differenze e le rappresentate per esempio per andare a vedere come in pratica succede. Qui avete una distanza in metri, 500 metri, di una certa misura. Qui in ordinate avete la radice quadrata della loro differenza, cioè quel valore là. Vedete che è una nuvola abbastanza ben diffusa. Però dice, beh, se una nuvola è diffusa, vabbè, non mi perdo d'animo. Per esempio, vado a considerarne per ognuno dei lag, suddivido in 10 intervalli, qui la mia distanza è 500 metri, raggruppo tutti i punti che stanno nei 500 metri, ne calcolo la distribuzione. E qui vedete che la distribuzione, se ovviamente è molto variabile, ma la distribuzione della mediana, in questo caso, all'interno del nostro sistema, è molto più ordinata. E in particolare, se qui non sembra esserci nessuna curva, il valore atteso della media, qui invece di questa cosa qua, della media dei quadrati, segue una distribuzione. Quindi quando il valore atteso, qui è rappresentata, ripeto, la mediana, ma la media è comunque regolare, il valore atteso della media ha una curva che è fatta così, molto regolare. Ed è questa media, naturalmente, che mi va a definire il semivariogramma. Quindi in pratica, quando io ho dei dati sperimentali, l'operazione che dovrò fare sarà costruire questo grafico ed andare a interpolare sulla media di questi dati il mio variogramma sperimentale. Quindi l'operazione di interpolare dati con il grigi non solo richiede di risolvere il sistema lineare, ma prima richiede un'operazione preliminare che è l'interpolazione del variogramma sperimentale secondo un certo modello. Questa è l'espressione che vi ho scritto dall'altra parte sul semivariogramma, cioè che non vi ho scritto,
E questo, per esempio, sono i risultati, vedete, sono dei risultati di semivariogrammi sperimentali, in particolare quella che è plottata è la media di tutti gli elementi, di tutte le misure delle distanze nel tempo, in questo caso in punti diversi. Ci sono vari semivariogrammi, vari esempi, adesso non vi ricorderò la forma dei semivariogrammi perché questi vi saranno mostrati direttamente nella prossima lezione in aula. Però questi sono andamenti tipici. In questi casi qua sono variogrammi peraltro un po' impegnativi, nel senso che non hanno un SIL, aumentano all'aumentare la distanza. Poi qui in questo caso ci sarebbe anche da fare ulteriormente, da lavorare ulteriormente sull'anisotropia di questi semivariogrammi. Questo vorrebbe dire dal punto di vista di questo grafico qua, di che cosa devo dire, che cosa? Vorrebbe dire semplicemente che io non plotto tutta la nuvola di punti, ma plotto solo i punti che stanno in una secondo una certa direzione. Per esempio, se io considero quest'aula, considero per esempio questa direzione, su tutti i punti che stanno in questa direzione e che stanno entro una direzione, li considero. Dopodiché mi ripeto l'operazione. Questo diminuisce la nuvola di punti e anche diminuisce la robustezza della mia interpretazione statistica. Dopodiché cambio direzione, per esempio considererò questa direzione, poi una direzione, un'altra direzione, per un campione sufficientemente grande delle direzioni possibili. E quindi posso ottenere i variogrammi in tutte le varie direzioni. E ovviamente c'è chi, avendo a disposizione il numero adeguato di misure, lo può fare, può riprodurre dei diagrammi come quello che vedete, che è una rappresentazione visuale, adesso voi cogliete solo i colori, dell'anisotropia di un certo fenomeno spaziale. Ci sono moltissime questioni che riguardano la determinazione dei parametri. Qui vedete già citati un modello pepitico, cioè con il modello pepitico per eccellenza è quello in cui il variogramma è costante, la varianza è zero, cioè zero, la varianza è il valore che voi vedete, però la variabilità è, non la varianza, la variabilità spaziale è altissima. Un diagramma, il diagramma che vedete sotto è sferico, questo è esponenziale, l'altro è gaussiano, potete intuire anche quali siano le equazioni. Questo è un modello periodico, come dicevo, qui possono essere variogrammi periodici perché la correlazione non sempre diminuisce nel corso del tempo, nel corso dello spazio, ma può essere. Se io sto considerando quello che succede in un fenomeno ondoso, evidentemente ho una correlazione spaziale che si viene a generare, almeno nello stato stazionario. E quindi quello che voi poi andrete a fare sarà, dato un campione di variogrammi, di cui alcuni li avete già visti, sferico, esponenziale e così via, assegnato un insieme di dati che variano nel tempo, andrete ad interpolare dei variogrammi con uno strumento che funziona sempre nel solito sistema che avete cominciato ad imparare, e poi a partire dai variogrammi interpolati potrete risolvere il sistema lineare che vi dà il valore dei pesi, e dal valore dei pesi sarete in grado di stimare in ogni punto
dello spazio i valori di una grandezza incognita. Nel nostro caso le grandezze incognite interessanti saranno la temperatura e le precipitazioni, ma ve ne potrebbero essere anche delle altre. È abbastanza tutte le cose che oggi io sono rimasto molto alla superficie di tutto questo, per darvi le informazioni sufficienti a comprendere le operazioni che voi farete quando farete girare il programma. È ovvio che, per esempio, prima vi ho parlato di kriging ordinario, di kriging semplice. Nel kriging ordinario la media non è costante, quindi i calcoli cambiano, hanno un'espressione differente. Un altro sistema di kriging che potrete vedere è si può chiamare universal kriging in genere, cioè che riguarda, semplificando un po', perché poi cambiano un po' le caratteristiche, ma semplificando un po', se voi avete un fenomeno che ha un certo trend, prima tirate via il trend con una parola che deriva dall'inglese, detrendate il dataset, così ne ho dette due di parole in inglese, cioè tirate via l'andamento principale, una superficie interpolante principale dei vostri dati, considerate le differenze e poi vi riportate i due casi precedenti di simple kriging o ordinary kriging. Un'altra variazione sul tema: se voi avete tanti punti potrete considerare di considerare i kriging fatti solo su un insieme di punti di misura localmente a seconda di una certa area di influenza che voi andate a definire. E con questo direi che per oggi è finito.